A me mi piace lo swing, a me mi piace stelle di giorno. Cantiamo in diretta. Oh yeah. Vediamo se sei amici in ascolto, mi mandano un messaggio WhatsApp cantando una canzone. Ecco, chissà, chissà se di voi c'è qualcuno che ha la forza e il coraggio di mandare un messaggio WhatsApp cantando una canzone, un pezzettino di una canzone, perché no? Sapete che io amo cantare, che canto e che quindi all'interno del mio programma, se ci fosse anche un po' di musica cantata da voi sarebbe bello. Quindi un messaggio vocale con a me mi piace lo swing, come canta Paolo Belli, vabbè, anche qualunque altra cosa. Anche il nostro jingle Studio 90 Italia, che spesso sentite, che spesso cantate quando mi vedete. È bello quando incontro qualcuno, ciao Paola di Studio 90 Italia, succede un sacco di volte. Dunque, momento serio, momento importante, momento della nostra rubrica dei consigli utili. Consigli utili. Ebbene sì, sacchetto. Di cosa parliamo oggi? Ieri abbiamo parlato della cura, ovviamente dei rimedi anche per essere sempre belle in salute, soprattutto per i vostri capelli e per la vostra pelle. Oggi parliamo di occhi. Per sbarazzarsi di occhi gonfi potete immergere due bustine di tè in acqua calda e poi potete metterle in freezer per 2-3 minuti, devono essere fresche ma non congelate, e poi applicate su ogni palpebra e rilassate per qualche minuto. Rilassatevi, altrimenti se siete stressati non funziona. È possibile utilizzare anche il cetriolo, questo lo sappiamo, abbiamo un sacco di foto, tante foto dove ci sono i cetrioli sugli occhi. In poche parole, fresche fette di cetriolo sugli occhi è sempre il relax. Al fine di ridurre i cerchi scuri sotto gli occhi, provate questo trucco alle patate che adesso vi consiglio. Prendete una patata cruda, lavatela bene e sbucciatela, dopodiché tagliate due fette di patata cruda e mettetela sotto i vostri occhi. Questo rimedio, anche se inizialmente vi fa ridere, è utile per ridurre le occhiaie e dovrebbe contribuire anche a ridurre il gonfiore. Mangiate anche cibi che sono ricchi di vitamina C, vitamina E e beta carotene, perché sono l'ideale per migliorare la vostra condizione della pelle dall'interno e potranno anche migliorare la salute generale degli occhi. Alcuni esempi di alimenti ricchi di vitamine sono, per esempio, la vitamina C, sono ricche le bacche nere, le fragole, arance, limoni, patate e verdure verdi. Vitamina E come l'olio d'oliva, di mais fresco, uova, frutta a guscio. E poi beta carotene, le carote ovviamente, le albicocche e la zucca. Un altro consiglio veloce 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 per la cura del vostro corpo: bevete almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Poi ovviamente se siete in estate magari aumentate un po'. Una corretta idratazione è importante per mantenere la pelle giovane più a lungo, anche perché rende tutto il lavoro del nostro corpo migliore. Avete la pelle delle mani, per esempio, irritata? Indossate guanti di gomma durante la pulizia della vostra casa, perché magari non saranno così comodi, però impedirà alle mani di essere distrutte ad opera delle sostanze chimiche che sono nei prodotti per la pulizia e l'acqua sporca. Quindi poi, prima di andare a letto, applicate della vasellina o dell'olio d'oliva sulle mani e poi utilizzate i guanti di cotone. Quando vi sveglierete la mattina scoprirete le mani più lisce e setose. Poi se provate, però, fatemi sapere se funziona. Suggerimento per la pelle del corpo più morbida: aggiungete un po' di zucchero, che è anche un ottimo scrub, nel bagno schiuma e strofinate tutto il corpo. Il massaggio allo zucchero migliorerà la circolazione sanguigna e aiuta a rimuovere le cellule morte. È possibile aggiungere anche caffè macinato per avere risultati ancora migliori, cioè zucchero e caffè praticamente. Poi il giorno dopo, perché non fate un massaggio con il sale marino per eliminare le tossine del corpo e per un momento di relax? E dormite abbastanza per non sentirvi stanche, meno preoccupazioni, mangiate correttamente e ridete il più possibile, perché la cura migliore, a parte quella di ascoltare Stelle di Giorno, è ridere. Studio 90 Italia.